C'era un tempo, molti anni fa, in cui le mappe descrivevano un'area geografica, un pezzo di mondo e non unicamente un tragitto colorato su uno schermo. In quell'epoca le mappe erano stese su grandi fogli piegati e ripiegati ed erano segnate da confini, strade, monti e fiumi. Prima ancora, quando del mondo si conosceva poco, per un processo inversamente proporzionale, le mappe descrivevano tutta la Terra ed erano illustrate. Sono queste le mappe più belle. In Catalogna se ne producevano di preziosissime, come questa, rotonda, vergata su pergamena. È difficile orientarsi, ma è così che comincia il viaggio, vagando sulla superficie in cerca di un riferimento per cominciare a raccapezzarsi. A condurci sono le linee dei venti che disegnano prismi colorati seguendo le rotte delle navi. Si chiama mappamondo perché rappresenta il mondo, ma è un mondo favoleggiato più che visto e solo in parte esplorato. Non ci sono le Americhe e l'Estremo Oriente è solo un confine lontano. Si vede bene l'Italia coi suoi mille porti, la penisola iberica, il Mediterraneo con tutte le sue sponde e il Mar Caspio sulla via della seta. Se guardiamo in alto si apre il mistero del grande nord, con pochi dettagli, ma consapevolezza certa del freddo incarnato da un lappone felice a cavallo della sua renna. Ma è l'Africa che la fa da padrona in questa mappa. Il continente si svolge maestoso nella metà inferiore della mappa, dalla catena dell'Atlante segnato in verde come rame di un giglio, alle foci del Nilo, dalle coste del Mar Rosso, dalle acque vermiglie alla macchia verde dell'isola di Capoverde. La costa occidentale è popolata di porti e città fino a metà e poi diventa una bianca mezzaluna. Sulla costa orientale il regno del prete Gianni, vicino al paradiso terrestre. Attraverso il continente, sotto le loro tende, vari re di quelle terre, tra cui anche Mansa Musa, di cui si favoleggiava la sconfinata ricchezza. È una mappa che narra delle storie più che segnare dei luoghi, una mappa che serve per sognare più che per arrivare.